Se la condannano, lei deve lasciare il ruolo di primo ministro? Noi abbiamo fatto sempre una divisione quando abbiamo anche chiesto l'abolizione dell'immunità parlamentare. Amici parlamentari del Movimento 5 Stelle, voi che siete cittadini e portavoce, date una dimostrazione coerente del vostro atteggiamento rispettoso della giustizia. Rinunciate all'immunità e prendetevi le nostre querele e vediamo in tribunale chi avrà ragione e chi no. Rinunciate, caro Luigi Di Maio e caro Alessandro Di Battista, alle vostre prerogative di parlamentari, venite in tribunale e vediamo chi avrà ragione e chi torto. Vi aspettiamo con affetto e con gli avvocati, non solo con affetto. Posso chiedere sommessamente per quale motivo tutti i deputati 5 Stelle insultano la comunità del PD e quando vengono querelati si nascondono dietro all'immunità parlamentare perché altrimenti devono pagare decine di migliaia di euro di risarcimento? Quando Renzi prima diceva voi vi difendete dietro alle immunità parlamentari, noi abbiamo sempre rinunciato a immunità parlamentari e insindacabilità. Spiegategli che noi le immunità e le insindacabilità non le utilizzeremo mai. Ecco la prova che Di Maio mente. L'autorità giudiziaria mette nero su bianco che nella querela contro i 5 Stelle Sibilia e Catalfo i 5 Stelle non possono essere perseguiti a causa del loro privilegio, nonostante il contenuto oggettivamente diffamatorio. Leggiamo. Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di Sibilia Carlo e Catalfo Nunzia. Non possono essere perseguiti per il contenuto diffamatorio che in parte la conferenza stampa presenta. La posizione degli indagati va dunque archiviata senza che sia necessario un passaggio parlamentare, sollecitazione di una delibera di insindacabilità per l'evidente ricorrenza dell'immunità. Non vi è dubbio che le frasi incriminate riportate in querela siano oggettivamente diffamatorie, ma altresì che, pronunciate nel corso della conferenza stampa svoltasi nella Camera di appartenenza del Sibilia, siano da ricondurre all'esercizio delle funzioni tipiche di parlamentare del predetto e della Catalfo. Avete capito? Provate in fabbrica a scudarvi dietro un privilegio, casta 5 Stelle. Privilegi 5 Stelle. Spero che i nostri amici 5 Stelle rinuncino all'immunità parlamentare, visto che ancora oggi uno di loro, Toninelli, ha detto che è una cosa assurda sul PD. Mi piacerebbe che i 5 Stelle rinunciassero all'immunità parlamentare. Io faccio un appello agli elettori dei 5 Stelle, che dicono tutte le volte contro la casta, che sono cittadini, che chiedano ai loro parlamentari di smettere di nascondersi dietro l'immunità, che tutte l'insindacabilità che tutte le volte agitano contro le nostre querele. Io non ho immunità parlamentare, non ho vitalizio, non ho indennità, ora sono, da quando sono uscito da Palazzo Chigi, un cittadino come gli altri. Luigi Di Maio ha fatto delle dichiarazioni nei miei confronti che sono dichiarazioni, a mio giudizio, oltre la critica politica. Ha parlato di me come un aguzzino. Ha detto che io ho salvato le banche mandando sul lastrico migliaia di risparmiatori. Bene, faccio una proposta. Da non qui. Si bruci tutto però. No, figuriamoci, no, un po', tre anni che non arriva. Allora, Luigi Di Maio, rinunci all'immunità parlamentare. Visto che uno degli argomenti fondamentali dei 5 Stelle... Cioè, lei lo vuole casta, querelare. Se Luigi Di Maio dice in pubblico che è disponibile a fare quello che può fare con me, perché io, non avendo alcun tipo di immunità e insindacabilità, sono querelabile da lei come da Di Maio, da chiunque altro, dico benissimo, vogliamo far vedere chi è più cittadino e chi è più casta? Luigi Di Maio, allora, non scappare, senti, rinuncia all'immunità parlamentare. Torniamo su questo.
Era riferimento del clan che ha distrutto ambientalmente questo territorio. I casalesi sono quelli che hanno interrato rifiuti per 30 anni da queste parti. Portava i voti al presidente del PD campano. Il presidente del PD campano è entrato in consiglio regionale sostenendo Vincenzo De Luca, ma i cittadini campani, come cittadini italiani, vedendo questo ennesimo scandalo, è logico che non voteranno il Partito Democratico. E Luigi Di Maio lo riaffermava pure su Facebook. Graziano, il presidente del PD campano che prendeva i voti dal clan dei casalesi. Le richieste di risarcimento danni che partiranno nei loro confronti dopo tutte le diffamazioni che hanno fatto nei confronti del Partito Democratico e nei confronti per esempio del dottor Stefano Graziano nella recentissima indagine che si è chiusa, dovrebbe consigliargli un po' più di pacatezza nelle affermazioni che fanno. Giulia, è molto semplice, c'è la magistratura, noi i processi da voi non ce li facciamo fare, perché voi non siete in grado di fare processi agli altri, dovreste guardarvi in casa propria, dopodiché i processi li fanno i magistrati, punto. Bisogna distinguere tra la responsabilità penale e la responsabilità politica morale, e sociale. Siete giustizialisti con gli altri e vi assolvete per voi stessi, imparate a vivere.